Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Spogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RVS. Amiche, amici in ascolto, ben trovati. Quest'oggi per Sfogliando il giornale prendiamo spunto da un articolo che è apparso sul Corriere della Sera del 20 agosto dal titolo «I bambini, la minaccia Covid e le nostre responsabilità». Un articolo di Antonio Scurati, che è un autore molto famoso innanzitutto per il suo bestseller M. Uno studio dimostra che sono a rischio anche più piccoli e ci fa chiedere perché gli adulti non riescano a impedire che i ragazzi si mettano in situazioni pericolose. Un lungo articolo, noi prendiamo in considerazione solamente la seconda parte. In molti ora si interrogano su quale malsana idea di diritto al divertimento, dopo lunghi mesi durante i quali lo Stato aveva limitato diritti ben più fondamentali per salvaguardare la salute dei cittadini, abbia spinto il governo a prendere la sciagurata decisione di consentire il turismo giovanile di massa in paesi dove l'epidemia ancora dilaga, senza adeguati controlli al rientro, e la ancora più sciagurata decisione di consentire la riapertura delle discoteche. Proprio sul Corriere di oggi troviamo una lettera di una ventenne. Per una sera in discoteca ho infettato papà, è grave. È il racconto di Martina, una ragazza che per una sera di spensieratezza vive un'orribile conseguenza. Avevamo deciso di non andare in discoteche, però quel sabato era il compleanno del mio più caro amico, come facevamo a non festeggiare fino a tardi? Raffreddore, tosse, poi il duro impatto con la realtà, il risultato del mio tampone positivo, contagiati i nonni, la cugina, il papà. Ora è da 2 settimane in terapia intensiva, Martina si dispera, non me lo potrò mai perdonare. E Scurati fa una riflessione sul fatto che la nostra società non riesce a porsi in maniera equilibrata con la gioventù. Io credo che a questo delirante, altrimenti inspiegabile abbaglio, scrive, abbia contribuito anche una malintesa idea di cosa sia la gioventù. Da decenni la nostra società è afflitta da ciò che potremmo definire giovanilismo senile. Più l'età media si innalza, più invecchiamo come popolo, più dedichiamo ai giovani una sorta di culto idolatrico, più decadiamo nello spirito di iniziativa, di intraprendenza, nella capacità di slanci progettuali verso il futuro, e più erigiamo a feticcio l'età della vita che dovrebbe rappresentare quello slancio. Molti sintomi attestano questa nostra malattia spirituale: la sfrenatezza sessuale farmacologicamente assistita, gli assurdi dettami della moda slim fit, i prodotti dell'industria culturale sempre più concepiti per una sorta di eterno adolescente globale. Lo dimostra soprattutto il tramonto delle condotte e delle virtù che furono dell'età adulta, lo dimostra l'eclissi della tensione verso la maturità. Di queste fa parte, infatti, e innanzitutto, il diritto e dovere di educare giovani e bambini. Una decennale retorica dell'ascolto, non li sappiamo ascoltare, ci ha distratti dalla nostra principale responsabilità nei confronti di figli e alunni. Questa responsabilità, da che mondo è mondo, consiste non solo nel saperli ascoltare, ma nell'avere qualcosa da dire loro. Figlio mio, ragazzo mio, i morti si contano a decine di migliaia, l'economia è in ginocchio, il futuro è incerto, abbiamo tutti compiuto enormi sacrifici, andrai a ballare la prossima estate. Questo avremmo dovuto dire, affermare, imporre. Poi l'articolo continua, ma a questo punto presentiamo l'ospite che abbiamo quest'oggi in nostra compagnia per commentare proprio queste riflessioni: Giuseppe Tomai, psicologo, psicoterapeuta e tra l'altro autore di una rubrica nella nostra radio Voce della Speranza dal titolo L'arte dell'ascolto. E quindi sembra che ce l'abbia anche con te, allora, l'autore. Come ti poni di fronte a queste osservazioni? Ma sono potenti, però credo che hanno un nocciolo di verità, che da tempo, diciamo, in qualche modo andiamo anche denunciando, insomma, no? E cercando nel nostro piccolo di sollecitare un po' gli adulti, insomma, no?
questo è vero, insomma, no? Che la funzione, una delle principali funzioni educative, quindi come genitori, insegnanti, adulti in genere, è quella di, come dire, sempre di più introdurre, accompagnare i figli all'esperienza del confine, all'esperienza del limite, perché sappiamo anche dalle neuroscienze, dagli studi della ricerca del cervello, sulle funzioni del cervello, che bambini, adolescenti hanno meno possibilità di controllo dei loro impulsi comportamentali ed emozionali. Quindi diciamo, questa funzione educativa è ancor di più avvallata dalle nuove ricerche neurologiche, che è fondamentale, no? Che l'adulto in qualche modo riesca a porgere, no? Il più possibile, ovviamente con rispetto, mantenendo la dignità del bambino e del ragazzo, ma che possa fare l'esperienza del limite, possa fare l'esperienza di un confine, no? Anche se poi tutta la società e tutti i mezzi di comunicazione vanno verso non avere confini, no? Sì. Piacere illimitato, contatti illimitati, quindi cioè non sembra che questa società consumistica non possa permettere un minimo di frustrazione. Ecco, ma no? Quando Scurati parla di culto idiotico e idolatrico della gioventù, tra l'altro inversamente proporzionale alla cura che dedichiamo ai giovani, questa è la cosa strana e mi piacerebbe sapere la tua opinione. Ecco, sostanzialmente si ha l'impressione che ci sia il tentativo quasi disperato di non uscire mai dall'adolescenza, anche gli adulti stessi. Assolutamente, ma pensa al discorso della vecchiaia che viene costantemente rimossa, vecchiaia, morte, da decenni ormai, non viene più in qualche modo, viene nascosta, capito? Cioè le rughe dell'anziano vengono rimossi. Non si vedono più i volti, no? Dell'anziano vissuto, no? A parte ora con le chirurgie, no? Plastiche si riesce a appiattire tutto, insomma, no? Questo proprio perché c'è un'estrema negazione di quello che è vecchiaia, morte, decadimento. Bisogna essere sani, belli, giovani e prestanti, no? Questo tra l'altro la pubblicità, sì. Gli anziani hanno i jeans, hanno i giubbottini, hanno sorrisi smaglianti e via discorrendo, insomma. E questo in qualche maniera negazione. Toglie, diciamo, forse la nostra determinazione a porre dei limiti ai certo, ragazzi. Certo, perché ci poniamo sullo stesso livello, capisci? Ci poniamo, abbiamo lo stesso zainetto, abbiamo le stesse scarpe, facciamo le stesse cose, no? Quindi, ora, al di là del fare, no? È proprio un atteggiamento mentale che è venuto a mancare, no? Quello che in fondo Lacan già ai tempi della rivoluzione culturale, in cui si diceva che nessuna autorità, nessuna gerarchia, no? E già ammoniva a quei tempi in Francia, diceva appunto che non può esistere una società senza padri, insomma, no? Perché va allo sbando. Legge e desiderio vanno uniti, insomma, in qualche modo. Ecco Scurati, la nuova sfida sostiene che l'apparente contraddizione tra appunto un culto idolatrico della gioventù e la scarsa cura che dedichiamo ai giovani, esatto, e al loro futuro dipende dal fatto che istruire e educare la giovinezza significa di fatto avviarla a tramontare, accompagnarla verso il suo trapasso nella maturità, nell'età adulta, cosa che evidentemente non piace. Non piace, certo. Non,
Ora, mi pare un po' forse eccessivo come tipo, è più una provocazione questa. Sì, ma c'è un fondo di verità, Roberto, questo. C'è un fondo di verità perché in qualche modo, capito, giovinezza è senza limiti, gratificazione immediata, piacere, e se non c'è un limite a questo... è ovvio che non tramonta mai, no? Cioè non c'è mai una, più che tramonto io parlerei di trasformazione, no? Sì, certo. Perché c'è una, se no sembra che voglio dire, l'adolescenza sia tutto un qualcosa che va superato, un turbine che va superato, però ritroviamo qui che non è così. Nell'adolescenza ci sono l'aspetto, voglio dire, dell'energia vitale, del desiderio, del sogno, che invece vanno altamente valorizzati, altamente considerati in qualche modo, e nella speranza di contenerli anche nell'età adulta. Ecco, ma per chi come me ormai, che si avvicina ai 60, gli sembra di aver finito l'adolescenza l'altro giorno, cioè mi devo preoccupare? Come... No, se per adolescenza appunto intendi energia vitale, no. Anzi, io spero che questa energia vitale tu te la porti dietro fino agli anni successivi, insomma, ecco. Se invece rispetto a l'aspetto dell'adolescenza in cui non ci sono limiti e confini, questo sì. Soprattutto bisogna anche sapere dire dei no, che è una cosa che non fa mai piacere. Quante volte l'abbiamo detto, Roberto, no? La capacità del genitore, dell'educatore, di dire dei sani no. E allora anche in questa situazione riaprire in maniera, credo, un po' sconsiderata le discoteche, eccetera, è, voglio dire, qualcuno che non dice no. Può essere a livello individuale, può essere collettivamente come società. Esatto, perché adesso la sfida è, in questo periodo soprattutto, sempre, ma in questo periodo in maniera maggiore, è il confine fra responsabilità personale e responsabilità collettiva. Certo. Anche perché alla fine individualmente poi si ricevono delle lettere come quella di Martina, il quale si dispera, esatto, non me lo potrò mai perdonare, quello di aver, esatto, mandato in ospedale il suo papà sostanzialmente. Ecco. Esatto, è una responsabilità personale che poi in qualche modo si va a riflettersi su quella collettiva. Insomma, e viceversa. No? Allora, Giuseppe Tomai, su questi temi naturalmente noi torneremo a parlare anche, diciamo, in futuro, perché credo che sia veramente essenziale in un paese come il nostro, che tra l'altro ha una difficoltà in più, e cioè la crisi demografica, per cui i ragazzi diventano una minoranza nel paese, e questo fa sì che siano, come dire, un oggetto, come dire, di desiderio, ma anche di fraintendimento continuo, insomma. Ecco. Notevole, sì, certo. Va bene, ne parleremo ancora. Intanto ringrazio Giuseppe Tomai, psicologo e psicoterapeuta. A risentirci in una prossima occasione. Ok. Arrivederci a tutti i radioascoltatori. Un abbraccio grande. Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC, digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web.